riemergono dalla cripta della chiesa di San Paolo di Roccapelago a Pieve Pelago un centinaio di mummie, frutto di un processo di mummificazione casuale. È un caso unico in Emilia-Romagna. Non si tratta, come spesso accaduto, della mummificazione volontaria di un gruppo sociale, monaci, beati, membri di famiglie illustri, ma della conservazione di tutta la comunità sepolta tra la seconda metà del Cinquecento e il Settecento, dovuta a particolari condizioni microclimatiche. La Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo, a Roccapelago, è uno degli edifici più importanti per il territorio dell'Alto Frignano modenese, a partire dalla peculiarità morfologica del sito, uno sperone roccioso elevato e con una sola via d'accesso, che fu sfruttato per insediarvi la fortezza presidiata da Obizzo da Montegarullo tra il 1370 e il 1400 circa. Sul finire del Cinquecento, quando ormai il complesso militare era in disuso, una parte della rocca fu riadattata per realizzare una chiesa parrocchiale che raggiunse la massima potestà territoriale nel XVII secolo. Lo scavo archeologico avvenuto tra il 2009 e il 2011 ha portato alla scoperta di 7 tombe con sepolture multiple e allo scavo integrale di un ambiente voltato interrato, originariamente appartenuto alla rocca, che all'insediarsi della chiesa fu trasformato in una cripta cimiteriale. Dei numerosi abitanti di Roccapelago, 12 sono stati destinati alla musealizzazione nell'ambiente dove sono stati rinvenuti. Grazie alle loro storie riscritte dai ricercatori che li hanno studiati, li abbiamo riportati in vita, facendoli parlare del loro passato, ma con lo sguardo rivolto anche al nostro presente, ormai estremamente diverso. Piccoli racconti di quotidianità, a volte semplici e belli, a volte duri e sofferti, vite dedicate alla famiglia, alla comunità, al lavoro e alla preghiera, che si risvegliano nella cripta e ci parlano di loro, allora. Ma dalla feritoia ogni tanto guardano fuori e vedono un ambiente cambiato, il nostro, quello del nuovo millennio. È successo qualcosa? Abbiamo trovato indizi di un ambiente sotterraneo! Limiti di muri antichi! Non possiamo continuare! Chiuderanno anche la chiesa al pubblico! Ci potete scommettere? Sarei curioso di sapere che diavolo c'è lì sotto! Aspetta un paio d'anni e lo saprai anche tu! Coraggio, andiamo! Bisogna avvertire gli organi competenti! Thank you.
C'è freddo quest'anno, tanto freddo. Ma che si può fare? Siamo a gennaio e bisogna resistere. La mia casa si trova sulla collina, vicino alla Rocca Castellana. Il paesaggio è unico, un panorama bellissimo. La nostra vallata e le nostre montagne, loro sono infinite, rimarranno per sempre uguali ed eterne. Il mio nome è Giulia e non sono più tanto giovane ormai, ho 32 anni. Mio marito si chiama Federico e ho due bambini. Sono loro che riempiono la mia vita. Scaldarci tutti assieme attorno al fuoco e mangiare il poco che abbiamo è la nostra gioia. L'inverno è lungo, sto gelando. Gianfranco, prendimi la coperta! Eccola, mamma. Tieni, c'è ancora una castagna. Sei gentile. Ora andate a letto che è tardi, copritevi bene. Ah, e dite la preghiera. Sì, mamma. Vieni, è ora di andare a dormire. Ma io non ho sonno, possiamo stare ancora un po' alzati? La mamma ha detto che è ora. Arrivo prima io, sei una lumaca? Aspetta, un imbroglione, non sono una lumaca. Infatti sei una tartaruga. Mamma, Gianfranco dice che sono una tartaruga. Aspettami. Devo mettermi al lavoro per sistemare questa tunica. Si è strappata di nuovo e non ho molta scelta, ci metterò un'altra toppa. Prima o poi sarò costretta a cucirne una nuova, mi ci vuole solo un po' di stoffa e non è difficile. Queste castagne ormai sono dure, come la pietra, o forse sono io che non riesco più a masticarle tanto bene. Negli ultimi tempi ho un paio di denti che mi fanno impazzire. Bella la mia camicia, vero? Lo scollo è decorato da merletta a fuselli con un motivo geometrico. I polsi hanno asole confezionate in fili con punti. Lana, lino e calze di lana per tenermi al caldo. Ma non è bastato. Il mio destino non era quello di un vivere a lungo. Poco più di 20 anni. Mica una grande, tutti mi volevano bene. Dicevano che ero simpatica e piena di vita. Arnaldo, mio marito, mi amava teneramente. Eravamo sposati da poco e a volte ero un po' geloso. Dove sei stato tutto questo tempo? Sono andata da Ina, ci vediamo così poco in questi ultimi mesi. A febbraio, c'è freddo. Non dovresti uscire con tutta questa neve. Finirei per prenderti una polmonite. E poi, non mi piace che vai in quella casa. Perché il viene così affettuosa? Sì, appunto. Sono tutti così affettuosi in quella famiglia. Anche il fratello, Mario, è molto affettuoso. Troppo per i miei gusti. Sei geloso di Mario? Non sono geloso, ma preferirei che girasse a larga, ecco. Stai tranquillo, Mario non c'era nemmeno. È andato in paese. Meglio così. Quasi dimenticavo, Rina mi ha dato una focaccia, la metto in una teglia sul fuoco, così la mangiamo calda. Sono preoccupata, mamma, questa tosse non mi piace. Non è niente, passerà. Oggi è tutto diverso, guarda che giornata, sembra primavera. Siamo a febbraio e nemmeno un fiocco di neve. I boschi sono secchi da far paura, non piove da 2 settimane. In questi ultimi anni, com'è cambiata la nostra montagna? Lavorare, lavorare e sempre lavorare. Da mattina a sera ho la schiena a pezzi io. E non so per quanto potrò andare avanti così. Sono mesi che lavoro ai campi di Lucca. Mi chiamo Giacomo e se volete saperlo, ho più di 40 anni e sono stufo di fare fatica. Quando arrivo a casa non vedo l'ora di buttarmi sul letto. Queste fitte alla spina dorsale sono insopportabili.
scarpe. Sei tornato, caro? Ecco, papà, te le tolgo subito. Hai una faccia. Sei stanco? Sono distrutto. Sembravo figliolo, sai? Ho preparato una zuppa di cavoli con del pane. Ci sono anche delle noci, papà. Sono sul tavolo, dentro una ciotola. Le vado a prendere. Bene, è proprio quello che ci vuole prima di andare a letto. Il lavoro nei campi mi ha distrutto. Ma che ci possiamo fare? Specialmente adesso che abbiamo un'altra bocca da sfamare. Il piccolo si è svegliato. Strilla come un agnellino. Avrà fame, devo dargli là. Sai, papà, quando sarà grande gli insegnerò a catturare i ragni e ad arrampicarsi sugli alberi. Certo, e magari ci poteva dare anche una mano nei campi. C'è bisogno di braccia forti e io ormai sto diventando vecchio, ragazzo mio. Basta con questi discorsi. Cristiano, vai a prendere dell'acqua dal pozzo. Andiamo che si è fatto buio. La candela si consuma e la zuppa si raffredda. La colonna sonora di Un nuovo risveglio è un lavoro originale e consiste in tre brani, il primo e l'ultimo, rispettivamente sigla d'apertura e chiusura, e uno centrale, che propone lo stesso materiale musicale del brano d'apertura in forma variata. L'idea è nata dopo attento sopralluogo e ascolto dei suoni dell'ambiente, tenendo conto del periodo storico e del livello socio-culturale della piccola comunità di Roccapelago. Ne segue una musica estremamente semplice che non è stato facile realizzare, basata sostanzialmente sulle ripetizioni variate di frasi musicali. L'organico strumentale è quello del periodo, archi e legni. Ho aggiunto il suono delle campane perché ha accompagnato milioni di volte il riposo eterno di queste persone e, verso la fine, il battito del cuore, per suggerire l'idea del risveglio di queste anime. Il canto, su testo di Serena Riffaldi, volutamente breve e semplice, contribuisce a rendere esplicito il racconto musicale. Il brano di chiusura, invece, è a carattere pastorale, infatti l'ultimo racconto è ambientato nel mese di dicembre. L'argomento mi è parso da subito estremamente interessante, in quanto insolito, e mi ha particolarmente coinvolta a livello emotivo. Domenica mi sposo, non è meraviglioso? Sono tanto felice e tanto agitata. Il 21 aprile dell'anno 1573, Maria Gordoni si sposa con Luigi. Certo che mi sposo, ho già 18 anni, non voglio rimanere zitella. Oggi vado a vedere il mio vestito da sposa, la sarta lo sta preparando. È bravissima, avrò un vestito di lino lungo, accollato e con i bordi di pizzo, il più bel vestito che io abbia mai avuto. Mamma, andiamo, la sarta ci aspetta. Quanta fretta! Credi che non abbia nient'altro da fare? Tutta la biancheria da lavare e strizzare, tutti i panni da stendere. Spero che vada tutto bene. Certo che andrà tutto bene. Luigi è veramente un bravo ragazzo e tu sei bellissima, bambina mia. Mamma, lo sai che non voglio essere chiamata così? Ormai sono grande. Domenica mi sposo? Già. E se mi viene da svenire? Su, non essere sciocca. Su, andiamo prima che ritorni tuo padre. E lui che dice? È contento? Lo sai come suonano gli uomini. Non parlano, stanno zitti. Ma io lo conosco bene e lo vedo che è molto emozionato. Su, andiamo, prendi uno scialle. Fa ancora freddo e non è il caso di ammalarsi proprio ora. Sì, mamma. È vero che verrà anche lo zio dalla Monconio? Così ci ha fatto sapere. E mi farà un bellissimo regalo? Così si dice. Che sta succedendo? Mio Dio, sembra il diluvio universale. In tutta la mia vita non ho mai visto chicchi di grandi né cose grandi. L'orto sarà completamente rovinato. Che disastro, che disastro! Quando ero ancora in vita, tanto tanto tempo fa, maggio era il mese della fioritura, si vedevano le prime rondini e il clima era finalmente più mite. I bambini uscivano in cortile a giocare sotto il sole, avevo 4 bambini e uno in arrivo. Nicolò era il più grande e il più giudizioso, e la mia vita, nonostante le fatiche, gli incidenti
era comunque una vita felice. Nicolò! Eccomi papà, sono qui! Come sai già, la mamma sta per partorire, quindi chiedi un aiuto per il parto. Avverti l'elevatrice che si tenga pronta e dillo anche alle donne del paese. Vado subito! E cerca di organizzare una festa insieme alle tue sorelle per il bambino che nascerà. Non ti preoccupare, me ne occupo io. Ma sarà un fratellino o una sorellina? Tu lo sai papà? No, non lo so. Sarà quello che Dio vorrà mandarci. Corro! Andrà tutto bene, vedrai. Lo chiameremo Luca, oppure se è una femmina Lucia, come tua madre. Non devi staccarti troppo, Beatrice. C'è tanto lavoro da fare. Sono rimasta indietro con i lavori dell'orto, devo raccogliere. Non preoccuparti, è solo questione di giorni. Ora devi solo riposarti. Hai ragione, sono proprio fortunata ad avere un marito come te. Ah, ti ricordi, Lucia, la festa del solstizio d'estate? Com'era bella! Certo, come la ricordo. Ogni anno, il 21 giugno, si festeggiava l'arrivo dell'estate qui a Rocapelago. Iniziava la bella stagione e si propiziava il buon raccolto. Tutti si davano un grande affare. Le donne andavano nei campi a raccogliere i fiori per adornare l'altare e la chiesa. Ah, gli uomini! Gli uomini facevano una scorta di legna per il fuoco. Si cacciava di penna e si mettevano sulla brace per un banchetto. Ah, com'erano buone le amarene! Io ero golosa di amarene e tu, per raccoglierle, avevi preso un cestino e una grande scala. Attento con quella scala! A qualche piolo malconcio! E patapumfete! Tutte le amarene sparse per terra. E tu? Io mi ero sbagliato una caviglia e per tornare a casa dovetti appoggiarmi al tuo braccio. Ricordi? Certo che me ne ricordo. 6 mesi più tardi ci siamo sposati. Vuoi tu, Lucia, prendere Filippo come tuo sposo? Eravamo giovani, eravamo innamorati. Si aspettava tutto l'anno la festa del solstizio d'estate. Si dimenticavano le amarezze e le fatiche. Il 21 giugno era un giorno bellissimo. Un progetto ambizioso che ha permesso ai ragazzi di acquisire nuove conoscenze grazie a questo patrimonio culturale unico che abbiamo sul territorio, che abbiamo potuto conoscere meglio e apprezzare appieno. Il progetto ha preso il via l'anno scorso, è stato necessariamente sospeso a causa della pandemia. L'abbiamo ripreso quest'anno nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid. E le registrazioni sono state realizzate interamente a scuola e successivamente montata sullo sfondo della cripta. Chi sono? Volete sapere il mio nome? E che importa? Sono uno dei tanti disgraziati che si spaccavano la schiena trasportando carichi pesanti, sacchi di pietre. Come lui ce ne erano parecchi da queste parti. Mi chiamo Saverio Guerri, morto a poco più di 30 anni, una vita di sofferenza. Ho cominciato a caricare sacchi sulle spalle quando avevo 12 anni, per pochi centesimi al giorno, una miseria. Ma non c'era altro da fare e quel poco era già tanto. Dobbiamo muoverci con quei sacchi, stiamo allentando la catena. Ecco, arrivo. Qui si batte la fiacca, vuoi che chiamo qualche un altro al tuo posto? No, non ce n'è bisogno, ce la faccio. Forza, voi due, cerchiamo di mettere la cadenza, siete lenti, lenti! Qualcuno venga al suo posto, non possiamo fermarci. Da domani puoi stare a casa. Che caldo! Oggi è proprio una bella giornata d'agosto.
da finire le cuciture del collo di questa camicia. Domenica c'è la festa di mezz'estate e la voglio indossare. Matilde! Matilde! Questo è Pietro, mio marito. Fa maniscalco e siamo sposati da 10 anni. Abbiamo 2 bambini, ora stanno giocando in cortile. Ora mi sembra a posto. Siamo tutti agitati in paese per via della festa. E poi, nella chiesa parrocchiale, ci sarà il battesimo di Anna, la nostra nipotina. Bisogna muoversi, non si può mai sapere cosa può succedere quando sono così piccoli. Matilde, guarda un po' questi due come si sono ridotti. Sono peggio dei muli che devo ferrare ogni giorno. Quante volte vi ho detto che non dovete rotolarvi per terra? Domenica c'è la festa di mezz'estate, c'è il battesimo, l'avete dimenticato? Però è stato lui che mi ha spinto e mi ha fatto cadere. Non è vero, è stato lui a fare lo sgomento mentre correvo. Sì, bugiardo, sei stato tu a cominciare. Non è vero, sei stato tu a far... Non è vero, non ti ho nemmeno toccato. Lo hai fatto apposta per farmi cadere nel fango. Non è vero, sei stato tu a buttarmi del fango addosso. Ora basta, smettetela e venite a darmi una ripulita. Io torno al lavoro. Devo ancora sistemare gli zoccoli a 2 asini. E ti giuro che è più facile sistemare gli zoccoli a 2 asini che questi 2 asini. Mamma, ma domenica mangeremo i mirtilli che abbiamo raccolto in fondo al cimone? Certo, ne abbiamo raccolti tanti, ne venderemo una parte al mercato. Io sono golosa, i mirtilli mangerei un cestino intero. Anch'io. Può essere, ma non avrete un bel niente se non vi comportate bene. Forza, camminare. Che succede? Acqua, acqua. Non ho mai visto un temporale come questo. A settembre poi. L'acqua scroscia e distrugge le strade. Forse ci saranno delle frane e Roccapelago rischia di rimanere isolata. E i campi? Il raccolto andrà tutto in malora. Che disastro! Sono Antonio. Sono nato nel 1634. Ho una 40 anni. E di mestiere? Faccio il contadino. Quest'anno posso stare allegro, i miei campi hanno dato molto grano e posso permettermi di aiutare anche chi non è stato fortunato. In una piccola comunità come la nostra bisogna aiutarsi e se qualcuno è in difficoltà bisogna sostenerlo tutti insieme. Un'annata così bisogna festeggiare. Venite amici, venite a bere un buon bicchiere insieme a me. Salve Antonio, come sta? Salve. Ben trovato. Ecco. Tenete, questo è un vino fatto con le nespole. Con le nespole? Al nostro raccolto! Al nostro raccolto! Che sia sempre abbondante per tutti e alle nostre famiglie che possano vivere bene e prosperare. Salute! Salute! Un nuovo risveglio è un progetto che nasce dall'incontro del Museo Civico delle Mummie di Roccapelago, comune di Pieve Pelago, con la scuola, l'Istituto Comprensivo Pedrazzoli. È un progetto che nasce dal concorso Io amo i beni culturali, bandito dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Patrimonio alla Cultura, ben 2 anni fa. L'idea nasce dalle 12 mummie esposte in museo, una piccola parte di quelle che sono state ritrovate nella cripta sotterranea alla chiesa della conversione di San Paolo qui a Roccapelago, e attraverso le conoscenze acquisite in questi anni di progetto scientifico sulle mummie, conoscenze sulla parte antropologica, sulla parte archeologica, sulla parte storica. I ragazzi quindi della scuola, dell'Istituto Comprensivo, oltretutto un istituto preparato da un punto di vista teatrale, da anni collabora con un regista del Modenese, un regista di Mondo Teatro, Giuseppe Radicia, con il quale ha fatto tantissimi lavori e che aveva tutte le capacità e le competenze per preparare i ragazzi a questo nuovo lavoro, un lavoro chiaramente che
era originale, per quanto si può parlare dell'aspetto teatrale. I ragazzi quindi hanno avuto modo di conoscere e quindi di studiare da un punto di vista scientifico, culturale, ma anche materiale, attraverso gli incontri con gli esperti, attraverso le visite in museo, attraverso delle presentazioni studiate ad hoc sul patrimonio, di studiare queste 12 persone, la loro vita con quello che era rimasto di loro, quindi diciamo con la parte fisica, ma anche con, attraverso il territorio, quindi attraverso quelli che sono chiaramente quello che è stato il contesto qui a Roccapelago, a Piave Pelago, 5-6 secoli fa. In finale abbiamo ottenuto una produzione video in cui l'aspetto umano, condotto attraverso le dinamiche teatrali, ha concepito un prodotto estremamente originale ed unico. Diciamo unico così come il ritrovamento delle mummie di Roccapelago. Accidenti, dove è andato a finire? Ma, eppure non può essere sparito. Da qualche parte. Ah, Daniele, mi chiamo Daniele. No, il mio non è stato un incidente sul lavoro. Una malformazione congenita. Zoppico da 37 anni. E abito poco distante dalla rocca medievale. Ma, non è andato a finire. Eppure, ero sicuro di averlo messo nei tasca, che sa adesso. Ah! Eccolo, il mio dado, il mio piccolo tesoro. Ehi Daniele, ti va di fare una partita? Oggi mi sento fortunato. Sempre a disposizione, mio caro Patrizio. Vieni, mettiamoci comodi. Ti ricordo che l'ultima volta ti è girata bene, ma oggi vado a rivincita. Una partita secca ai 13. Qua ho 4 noci. Come vuoi, inizi pure tu. Sei, lo sapevo! Oggi mi sento infortunato! 4, mi accontento. Accidenti, 2, ho parlato troppo presto. 5! Mi manca un 5 e ho vinto. No, non è possibile, 2. 4, proprio quello che ci voleva per arrivare ai 13. Ecco qui le tue noci, è una fortuna sfacciata. Non finisce qui, prima o poi ci riuscirò a batterti. Sì, hai ragione, sono proprio fortunato. Se non avessi te, sarei già morto di fame. Devo finire la mia lettera, non so quanto tempo mi rimane ancora. Ecco, dove era rimasta? Sì, ecco. Quelli che diranno 3 Pater Noster e 7 Ave Maria ogni giorno per lo spazio di 15 anni. Gli dono 5 grazie e l'indulgenza plenaria. La prima, la remissione di tutti i peccati. Terza, quarta... Ecco sì, la quinta, nel giorno della morte, gli farò vedere la gloriosa Vergine. La presente rivelazione sulla passione di Cristo, trovata nel Santo Sepolcro in Gerusalemme. E chi la porterà addosso sarà libero dal demonio e non morirà subitaneamente di malattia.
Maria. Amen. Ora la piego e la sigillo con questa medaglia raffigurante la Madonna. Ora posso dire, io, Maria Ori, sono salva. Lascerò detto che desidero essere seppellita con questa lettera addosso, che mi accompagni per l'eternità. Com'erano belli i giorni di Natale, l'aria di festa, l'attesa dei doni, nasceva la speranza nei cuori. Mamma, Luca mi ha tirato una palla di neve in testa! Non è vero, sei stata tu a cominciare, sono vivo, ho schivato tutte le palle di neve. Mi hai colpito perché ti sei avvicinato, altrimenti non ci riuscivi, sei un vigliacco. Elena, basta insultare tuo fratello, e anche te. Avete dimenticato che la prossima settimana è Natale? A Natale bisogna fare i buoni. Cosa stai facendo, mamma? Sto finendo la sciarpa per il papà. Sarà il nostro dono per il Natale. Che bella! E come tiene caldo! E per noi? Ci saranno donate per noi? Questa è una sorpresa. Noi non abbiamo visto niente. Ci lavoro di notte. Mamma, ma quest'anno preparerai anche le ciambelle dolci che hai preparato l'anno scorso? Può essere, ma fino ad allora dovete essere bravissimi. Saremo fanciulletti! L'aspetto di semplicità.